Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Ivan e questo è il quarto episodio della serie su The Secret of Monkey Island. Allora, il malvagio pirata fantasma LeChuck ha rapito il governatore Elaine Marley e a bordo della sua nave l'ha portata nel suo covo segreto su Monkey Island. E noi, gonfi d'amore come pochi, stiamo pronti per salpare ed inseguirlo. Solo che per salpare ed inseguirlo avremo bisogno, tanto per cominciare, di una nave e poi di un equipaggio esperto che ci aiuti ad affrontare tale pericoloso viaggio. Quindi, siamo riusciti ad ottenere la nota di credito del negoziante, ottenere la nota di credito del negoziante, ed ora dobbiamo andare da Sten per cercare di recuperare una nave. Di corsa verso l'emporio di navi usate. Hop hop! Ed eccoci qua. Ehi là! Che bello rivederti! Sapevo che saresti tornato. Tornano tutti! Sai perché tornano tutti? Guarda tutte queste navi! Ne ho per tutti i gusti! Quanto gli piace parlare a Stan, è un venditore con i controfiocchi! Credo che sia italiano, anche se il nome non. Allora, cos'altro ti posso far vedere? Allora, beh, veramente non posso spendere tanto, che poi in realtà a noi ci frega fino a un certo punto. Non aver paura, ogni nave che vendo è un vero affare, ma se stai cercando una vera occasione, ho proprio la barca che ti serve. Vieni di qua e andiamo a vedere quel rudere semiaffondato. Questa qui è la famosa scimmia del mare. L'unica nave che ce l'abbia mai fatta a Monkey Island e che sia tornata con qualcuno vivo a bordo. Oppure dovrei dire qualcosa, vedi, i proprietari precedenti di questa nave erano due pirati avventurosi. Sono salpati come tanti prima di loro per scoprire il segreto del leggendario Monkey Island e come tanti prima di loro sono scomparsi per sempre. Il loro destino, un mistero. Tanto misterioso quanto il modo in cui è tornata questa nave a Mille Island senza un solo essere umano. Alcuni dicono che l'equipaggio fosse composto da scimmie. Scimmie? Ma non ci sono scimmie, chiudi il becco, è un bel racconto, no? Comunque, questa piccolina è mia adesso. Cioè, finché qualcuno non mi faccia un'offerta. Esattamente quanto volevi spendere oggi? Allora, vediamo un po'. Eccola qui. Ho un credito del negoziante, lo accetterai? Questo. Ehi, ma certo! Il tuo credito è sempre valido, Stan. Non importa se hai avuto problemi di credito in passato, divorzio, bancarotta, disavventure croniche da gioco. Voglio dire, chi sono io per giudicare, giusto? Se il negoziante si fida di te a tal punto da darti una lettera, vuol dire essere un uomo onesto con uno stipendio fisso, giusto? Giusto. Vediamo al nocciolo, va bene? Io so che tu la vuoi. Tu sai che la vuoi. Ed io so che tu sai che io la voglio vendere, e allora. Allora, adesso per cominciare, Stan non ci venderà mai la nave a carico pieno per qualsiasi prezzo che noi offriremo, quindi dovremo cominciare ad abbassare un pochino la posta. Parlando degli accessori, dovremo eliminarli tutti, così da far calare sempre di più il valore. Vuoi parlare di accessori? Fantastico, questa piccolina è carica di accessori, per esempio. Ti ho parlato del sistema di sbrinamento degli oblò? Vai, togliamolo. Penso che sopravviverò senza una robaccia del genere. Va bene, ma non prendertela come se ti schianti contro un iceberg o qualcosa. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dell'ancora antiblocco? Sopravviveremo senza una robaccia del genere. Sicuro, fregatene della sicurezza. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del timone a pignone rastrellante? Via, pure questo, tutto via. Sopravviveremo senza una robaccia del genere. Beh, suppongo che possa ancora galleggiare senza. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del coprivela in velluto, ma che ce famo, vai? Niente, niente. Ehi, viaggiare leggero, posso capirlo, sicuro. Certo, ammutinamento è una brutta parola. Ma aspetta, c'è dell'altro, mamma mia. Ti ho parlato del cavometro che francamente ignoro cosa sia, ma via. Ma tua moglie lo sa che sei così tirchio? Aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dell'ascensore fatto con legno di botti di vino rosso? Pure l'ascensore, via! Niente robaccia del genere. Già, suppongo che sia effetti decadente, non è vero?
Ah, che fatica! Della copertura in legno. Via! Niente copertura in legno. Va bene, ma ti avverto. I cirripedi odiano il legno fitto. Cirripedi, non francamente. Sistema di sbrigamento. Ok, abbiamo finito. Allora, basta con gli accessori. Allora, adesso cominciamo a fare delle offerte. Vorrei farti un'offerta. Fantastico. Quanto? Partiamo dal basso. Ti darei 2000 pezzi da 8. Sicuro, suppongo che possiamo iniziare dal basso. Ho tutto il giorno. Mi arriverà una grossa consegna la settimana prossima, dunque mi hai in pugno. Devo assolutamente vendere questa piccolina, anche se devo perdere la camicia. Dai, facciamo un'altra offerta e alziamo un pochino la posta. Quanto? Come ti sembrano 3000 pezzi da 8? Ecco, adesso incominciamo a ragionare. Ma non del tutto. Lo so che puoi fare meglio di così, che poi in realtà a noi ci frega fino a un certo punto, perché tanto abbiamo la nota di credito del negoziante, è perché fondamentalmente dobbiamo fare i difficili. Vai, facciamo un'altra offerta. Fantastico, quanto? Va bene. 4000 pezzi da 8. Ecco, adesso incominciamo a ragionare, ma non del tutto. Lo so che puoi fare meglio di così. Ti rendi conto? Spero che non fanno più navi come questa, è vero? Che fatica! Dai, altra offerta. Quanto? E va bene, 5000, ma è la mia ultima offerta. 5000 pezzi da 8! Dai, che ci sta pensando? Va bene, mi succhi il sangue, ma va bene. E pensare che avrei voluto fare ai miei figli i regali di Natale quest'anno. Portala via e basta. Sono contento di liberarmene. Oh, a proposito, hai la nota di credito del negoziante? Mamma mia, fortuna che ce l'abbiamo. Grazie. Devo far vedere queste cifre al mio principale. Penserà che sono pazzo, ma lo convincerò. Ci vedremo al molo col tuo equipaggio. Io porterò la nave e i documenti. Ti voglio solo dire che oggi sento che ci siamo conosciuti a fondo. Voglio dire, sento che è nato un feeling. E guarda che non lo dico a tutti. È stato bello fare affari con te. Veramente. È stata una bella battaglia. Stupido! Ci vediamo al molo e non scordarti l'equipaggio. Tutti e tre. Ok, e questa pure è fatta. Adesso, che abbiamo la nave, dobbiamo pensare ad un equipaggio. E da quanto ho capito servono altri tre componenti. Ho venduto una nave, non ci posso credere. Adesso farò una lunga vacanza spendendo i soldi di quel cretino. Bye bye baby. Stan, mi sa che c'è una delusione da dargli. Comunque, allora la prima cosa da fare, andiamo a trovare il maestro della spada. Ed eccola qui. Vai, il maestro della spada. Hai già la t-shirt. Cosa vuoi adesso? Ti voglio svergognare di nuovo con la spada. Voglio che facciamo la pace e diventiamo amici. Voglio che tu vada via e che mi lasci in pace. Ok, dai, passiamo alle cose concrete. Hanno rapito il governatore. Che? Cosa? Questo è ridicolo. Le facciamo leggere la lettera. Oh no. Si mette male, molto male. Sto mettendo insieme una nave e un equipaggio per andare a salvarla. Sento che me ne pentirò, ma puoi contare su di me. Ci vediamo al molo. Ok, e uno è andato. Nel frattempo, tornati da Milì, le Chuck e il suo equipaggio trovano il loro vecchio nascondiglio nei fiumi di lava degli abissi di Monkey Island. Ecco qua! Capitano, signore, sono passato solo per congratularmi con te per il sequestro. Fester Shinetop, capitano? Ah, senti come scrocchia. Capitano, tutto bene? Wow! Mai sentito meglio! E come se la passa il prigioniero? Ah, sì, il prigioniero. Abbiamo avuto un po' di guai. Guai,
Niente di preoccupante, signore. Tutto sotto controllo. È fuggita un paio di volte, ma l'abbiamo rinchiusa in cella. Nessuno entra o esce di là. Per il tuo bene spero di no. Dopo anni di lavoro quasi distrutto dalla mia morte, non voglio rischiare proprio adesso. Allora, ti sei occupato del signor Tripwood? Guybrush Tripwood non è più un problema. In questo preciso momento si trova 6 metri sott'acqua, senz'altro gonfio come un maiale ingrossato. I granchi che gli mangiano gli occhi, i pesci che gli mordicchiano le dita. Vorrei essere lì a godermi la scena. Ah, sì, signore. Lo vorrei anch'io. Adesso vai a controllare la radice e assicurati che si trovi sotto chiave. Agli ordini, capitano. Ok, dopo questa scena siamo pronti per andare a reclutare il secondo membro della nostra ciurma e si troverà nella zona nord dell'isola. Una zona che finora non abbiamo ancora visitato. C'è una piccola isoletta qui, eccola l'isola. Oh, che cos'è qui? Vai all'insegna. Un tantino sgargiante ma allegra. Ok, adesso per la prima e penso finora ultima volta avremo bisogno del nostro pollo di gomma. Allora, intanto arrampichiamoci. Dovremo usarlo per attraversare questo fiume là. Scendiamo e andiamo in questa casetta. Toc toc. Ehi, non mi piacciono le visite. Chi sei? Questo è grande e grosso, facciamo i bravi. Sono un pirata, testa d'uovo, tu chi sei? Scusami, ma l'insegna diceva che qui c'era il bagno. Mi dispiace, quell'insegna è un po' vecchia. Una volta avevo un commercio florido qui. Avevo animali danzanti, tatuaggi cantanti, souvenir, ma ci fu un piccolo incidente con uno degli animali addestrati. Uno dei nostri ospiti è stato gravemente ferito. E così mi hanno costretto a chiudere bottega. È da allora che abito qui da solo. E l'unica compagnia che ho è quella della stessa bestia che ha dilaniato quello sfortunato turista. La stessa bestia che mi ha ridotto un eremita. Un mostro che per pura coincidenza è identico a quello che mi ha attaccato quando ero solo un bambino. Che mi ha lasciato questi ganci invece delle mani. Un uomo deformato. Oddio, adesso sono proprio depresso. Grazie tante. Non potresti lasciarmi in pace adesso? Credo di essere... Ok, avvisiamolo del governatore. Governatore è stato rapito. Cosa? Questo è assurdo. Oh, davvero? Gli mostriamo la lettera di LeChuck. Guarda questo biglietto che hanno lasciato. Oh no, questo è orribile. Cosa faremo? Speravo che tu avessi qualche idea. Potremmo aspettare qui finché non tornano. Ecco qua. Ci facciamo sopraffare dalla disperazione e ci arrendiamo. Dai. Potremmo mettere insieme un equipaggio ed inseguirli. Che idea! Adesso, se solo avessimo un capitano. Che ne diresti se lo facessi io? Tu! Questa è buona. Ehi, parlo sul serio. Veramente? Veramente? Va bene, dimostralo. Vieni da questa parte. Che cosa ci farà mai fare? C'è qualcosa qui dentro che voglio mostrarti alla peppa della porta. Qualcosa di orribile. Qualcosa di così orribile che sto sveglio una notte solo al pensiero. Ma non voglio spaventarti. No, che dici? M'hai messa a mio agio. Sono sicuro che un grande e coraggioso come te non avrà nessun problema a sfidare questo mostro. Dopotutto è più piccolo della bestia che mi ha mangiato le mani tanti anni fa. Ah. Speriamo soltanto che tu sia più veloce di quanto lo ero io. E che cavolo. Oh, mi sono appena ricordato qualcosa. Non ho avuto il tempo di dargli da mangiare questa settimana. Che stupido. Ti lascerò aprire quest'ultima porta da solo. Aspetta che io mi tolga di mezzo. Aspetta! Hai qualche dubbio? No, è solo che non so quello che dovrei fare. Dovresti aprire quella porticina e, se sei abbastanza coraggioso, toccare la bestia che c'è lì dentro. Oh, tutto qui.
Va bene, vai. Se hai fegato. Andiamo. È un pappagallo. Solletica, disturba, maneggia, palpa, digita. Solletica chiama il pappagallo. Solletica il diavolo assassino alato. Non ci posso credere. Sei un uomo coraggioso dopo tutto. Hai sfidato la bestia di cui ho avuto paura per tutti questi anni. Hai avuto il fegato di fare ciò che io non avrei mai potuto. Mi sento un vero codardo. Non sono bravo abbastanza per far parte del tuo equipaggio. Non sono bravo neanche per pulire i ponti. No, ma che te frega? Vieni, vieni, dai su, signor Meathook. Signor Meathook, sei un tipo grande, forte, bello, con un tatuaggio fantastico. Lo posso far parlare, vuoi vedere? Forse più tardi. Comunque, puoi pulirmi i ponti quanto vuoi. Veramente? Sicuro? Mi vuoi ancora nell'equipaggio? Metti insieme le tue cose e ci vedremo al molo. No, grazie, grazie. Non ti deluderò. Ehi, forse potrò farti vedere tutto il mio repertorio col tatuaggio una volta in mare. Wow, sta diventando sempre più allettante. E anche questa è fatta. Adesso dobbiamo reclutare il nostro terzo membro dell'equipaggio. Quindi, torniamo qui. Tac, tac. Usiamo nuovamente il pollo di gomma. Oh, funziona in entrambe le direzioni. Che pollo! Ok, il nostro terzo è il prigioniero che stava in galera in paese. Quindi andiamo di corsa e cerchiamo di farlo evadere. Ma siccome non abbiamo le chiavi, servirà qualcosa di molto forte e di molto corrosivo. E noi che cosa conosciamo di forte e corrosivo? Il grog! Ed ecco a cosa servivano tutte queste tazze. Siccome il grog è così talmente acido che si mangia tutto, si mangia le tazze, dovremo fare un rapido scambio di tazze man mano che andiamo su. Allora, usa, a proposito, quante tazze abbiamo? Usa la tazza con il barile. Ok, adesso di corsa. Oh, questa roba si sta mangiando la tazza. È peggio dell'acido di Alien. Ecco, già la tazza si è deformata. Ok, proviamo. Appena arriviamo in paese, cambiamo la tazza. Ce la faremo? Speriamo di farcela. Vai, usa tazza che si scioglie con altra tazza. Vai. Di corsa, di corsa. Eccoci. Scambiamo la tazza che si scioglie. Eccoci. Di corsa senza dire una parola sulla serratura. Ehi, bene, da bere. Ho tanta sete. Che roba. Wow. E pensare che bevevo quella robaccia. Sono libero. Oh yeah, grazie. Se c'è qualcosa che posso fare per te, eh sì. Beh, veramente c'è qualcosa. Sto cercando delle persone coraggiose per salpare per Monkey Island e salvare il governatore. È stata sequestrata dal temibile pirata LeChuck ed è prigioniera da qualche parte nel suo covo segreto. Ho capito. Beh, sì, hai detto LeChuck? Sì, bene, sì, certo, dobbiamo salpare per Monkey Island e... Ehi, guarda dietro di te, una scimmia con tre teste! Non posso credere che ci sia cascato. Uno scherzetto simpatico, eh? E quindi per il momento rimarremo in due, ma fortunatamente al molo torneremo a essere tutti quanti. Quindi dirigiamoci subito lì ed eccoci al molo con Stan che ci aspetta. Ehi, hai fatto bene a venire. 10 persone mi hanno fatto una proposta per questa bellezza mentre ti aspettavo, ma ho detto niente affatto. Conosco un tizio che è innamorato di questa nave e gli si spezzerebbe il cuore se la perdesse. Ho ragione? Certo che sì. Voglio dire, basta guardarla.
lucente, aerodinamica, una bellezza galleggiante coperta di conchiglie. Penso si stia vivendo un momento stupendo qui. Ho cambiato idea. Non posso dartela. Puoi avere i tuoi soldi indietro. Come potrei vendere qualcosa di così caro? Ma un accordo è pur sempre un accordo, giusto? Giusto? Ci vediamo più tardi. Buona fortuna, divertiti, sono qui fuori. Oh, ho quasi dimenticato di regalarti questo libretto sulla navigazione. È un regalo da parte mia. Ricordati dove l'hai preso. Da Stan! Forse dopo tutto avrei dovuto prendere quella garanzia extra. Ehi, quanto tempo che non ci si vede, eh? Otis, pensavo di non vederti mai più, razza di cretino ipocrita, mi hai ingannato. Sei venuto per arruolarti? Tua zia Tilly fa una torta di carote schifosa. Ma razza di cretino ipocrita, mi hai ingannato. Su, dai, non essere duro. Sono qui per aiutarti, non solo per denaro. Denaro? Beh, giusto, ci pagano per questo, non è vero? Che razza di atteggiamento negativo. È vero quello che ho sentito di dire al negoziante? Dai, sono felice che ce l'abbia fatta, Carla, poi dei soldi se ne parlerà. Guarda, non te la prendere con me, va bene? Cosa ci fa quel relitto pieno d'acqua là fuori? Come faremo a salirci con in mezzo quel mucchio di detriti? Dov'è l'aiuto cuoco? Ho bisogno di lui per andare a casa a prendere i miei bagagli. Che sta succedendo qui? Dov'è la nostra nave? Dov'è il nostro equipaggio? Non sarà facile come pensavo. Ed eccoci alla parte 2, signori, che tuttavia affronteremo nel prossimo episodio. Io per il momento mi fermo qui, metto in pausa e ci terremo il resto per il prossimo episodio. Io vi ringrazio per la compagnia. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetemi al mio canale cliccando sulla mia faccia se ancora non l'avete fatto, e io per il momento vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti.